la gestione. Chiariamo questo concetto. La gestione non entra nel finanziamento della regione. Quindi è autogestito un centro residenziale per anziani autosufficienti. Può intervenire il comune. Il comune già oggi può autorizzare. La legge prevede che il comune può autorizzare. Allora, qui la regione può fare già qualcosa, cioè dopo esattamente 8 anni noi solleciteremo per le risorse che ci sono a disposizione, perché evidentemente la regione Basilicata deve fare una scelta. Se esiste il problema dell'anziano oggi in questa regione piccola, con una rete ospedaliera precaria, eccetera, eccetera, deve fare una scelta di spostare dei fondi, perché se noi, e anche qui mi trovo, guarda caso, diceva Pitella, mi trovo d'accordo anche su questo punto, cioè gli investimenti POIS, come vengono detti, sono stati francamente un fallimento. La solita abitudine, cari amici, di non concentrarci su un problema, ma di distribuire fondi senza concentrare su quello che oggi è l'attualità, che è l'anziano. Allora dobbiamo avere speranza che nella scelta del piano sanitario veramente si faccia una politica socio-assistenziale. Questa è la sfida che noi dobbiamo fare, cari amici. Anch'io la considero un'iniziativa di Teresa, una iniziativa di provocazione, però dovete sapere oggi che non abbiamo strumenti da mettere in campo. Non solo perché c'è un taglio nazionale, e anche qui me ne assumo io la responsabilità, facendo parte di un gruppo che al governo nazionale, dove c'è stato un taglio netto sul fondo sociale, ma voi state di fronte a una situazione nuova che la regione ancora non è preparata. Allora, siccome l'Auria è un comune importante, grande, un comune molto sensibile, anche qui io sono d'accordo che è stato comune pilota su alcune iniziative, come è stato l'Angelo Custode, saluto Emilio Lampoglia, però sono piccoli passi per raggiungere quello che oggi voi immaginate, perché l'anzianità tocca tutti noi e l'anziano la prima cosa che ha bisogno è di avere una sanità che funziona. La prima cosa è la sanità che funziona. Si diventa più anziani, aumentano le malattie croniche. E allora ecco perché stanno nascendo nella nuova visione del piano sanitario, alcuni ospedali saranno convertiti in residenze sanitarie assistite per le malattie croniche, ma anche lì il sistema non reggerà perché il costo è enorme. Ci sarà una rete ospedaliera che garantirà l'emergenza, il cosiddetto pronto soccorso, e tutti gli altri ospedali dovranno convertirsi, non chiudere, per ospitare l'anziano. Ma cari amici, fino a oggi questa riconversione è stata interpretata come un tappabuchi. Come far sopravvivere un ospedale? Mettiamoci un po' di fisioterapia, mettiamoci un po' di residenza assistita. Così è stata concepita. Il sistema non può reggere più, le risorse sono poche. E allora mi avvio alla conclusione, perché ho voluto fare un intervento sincero. Noi per oggi possiamo, come vostri rappresentanti regionali, a prescindere dal colore politico, con l'impegno da parte dei colleghi provinciali, del sindaco in primis e dei futuri amministratori, perché siamo alle soglie della campagna elettorale, quello che dobbiamo di nuovo riproporre gli strumenti per favorire questi processi, cara Teresa, perché soldi non ce ne sono. E quei soldi che potranno essere investiti sono pochi, addirittura io parlo del 2003, l'investimento non doveva superare 200.000 euro. Tu mi devi spiegare che cosa dobbiamo ristrutturare con 200.000 euro. Cari amici, noi ci dobbiamo dire la verità, noi possiamo fare demagogia, ma dobbiamo dirci la verità. Forse ci potrà essere un solo centro in questa zona, importante, con l'impegno anche della Chiesa, un centro su cui noi possiamo concentrare le risorse. Non immaginate che ogni comune, perché mi pare che dal piano POIS, immaginate, c'è un centro previsto a Castelluccio Superiore. Castelluccio Superiore è previsto un centro di urto.
un comune di 800.000 abitanti. 800 abitanti, superava la regione. E allora lo sforzo che dobbiamo fare insieme all'associazione è questo qua. Cerchiamo di trovare risorse insieme, vediamo di finalmente di riavviare questo bando, perché dovete sapere che il bando del 2003, quello che rimaneva da pagare è stato poi pagato nel 2007, quindi immaginate i tempi come sono dilazionati. E purtroppo se i tempi passano gli anziani non possono sopravvivere, ci sono anche dei tempi diciamo contingenti. Se noi oggi partiamo e abbiamo un centro fra 20 anni, chissà quanti anziani lo vedranno. C'è anche questo problema, sono più i ricordi che il futuro, voglio dire. E allora bene ha fatto l'assessore Armentano a porre questo problema, gli strumenti sono pochi, l'Auria si avvia su questo, per noi è una sollecitazione. Io l'ho presa questa iniziativa come una sollecitazione politica, affrontiamola a livello, io vedrete nei prossimi giorni sarà affrontata a livello regionale questa problema. Forse ai mesi, spesso ce ne dimentichiamo, pensiamo a cose ancora più grandi, pensiamo al petrolio, pensiamo all'ospedale, invece forse la gente oggi ha bisogno del problema concreto, quotidiano. Io divento anziano, chi mi assiste? Se non sono autosufficiente, dove vado? Se sono solo, ha ragione Piero, ci sono tante persone che pure che hanno i figli non ci sono più. E quindi oggi noi lo dobbiamo affrontare. Quindi dall'Auria parte un'iniziativa attraverso l'assessore ambientale, il sindaco Di Sani e la signora Mandarino, di sensibilizzazione. Vedremo che con questo bando che noi solleciteremo, se l'Auria potrà avere un contributo per avviare un percorso. Ma certamente ad oggi, come sono oggi le cose, non è autosufficiente questo intervento. Vi ringrazio per l'attenzione e chiedo scusa se lascerò tra poco la parola. Io accolgo i dati che dice Mariano, è una realtà che la conosciamo. E per questo io ho detto che la sfida è difficile, però dobbiamo avere il coraggio proprio di affrontarla cercando di creare una forte alleanza tra le istituzioni, questo come l'Auria è disponibile, di rafforzare questa alleanza tra le istituzioni e il mondo del privato sociale, perché come dicevo prima dobbiamo cercare di intercettare risorse esterne, perché solo così si potranno colmare quelle lacune sia in termini di risorse economiche e di servizi messi in campo dalle istituzioni pubbliche. Fermo restando che, diceva Mariano, non la possiamo realizzare fra 20 anni, però se mai ne parliamo fra 20 anni sicuramente ci troveremo sempre allo stesso modo. Quindi l'obiettivo nostro, io personalmente ci credo in questa sfida e auguro a chi verrà dopo di me di continuarla. Però c'è normale non stare con i piedi per terra, soprattutto in questi periodi di difficoltà, però ripeto, questo spero che sia la prima bandierina verso quella realtà che è appunto nel titolo del convegno. La parola ai consiglieri provinciali. Buonasera a tutti, ringrazio il capo di presidenza, la signora Mandarino, i componenti delle associazioni e il pubblico tutto. Bene, io è stato espletato quasi tutto, vorrei aggiungere alcune cose. Allora, innanzitutto vorrei partire dall'idea. L'idea è lungimirante, come si poteva riscontrare dagli interventi del pubblico. Naturalmente un intervento del genere necessita dell'individuazione della locazione più idonea, perché o si decide di investire nei luoghi dove già i servizi ci sono e che quindi vanno nei confronti di una classe sociale debole, quale può essere quello degli anziani, oppure si decide, con la conseguenza di allungare magari i tempi, di investire in altre zone che dovranno essere infrastrutturizzate a livello di servizi. Volevo un po' ricollegarmi al discorso generale. Il discorso generale che riguarda la lotta alla povertà, la lotta diciamo alle classi sociali più deboli, che possono essere anche i ragazzi, che possono essere anche
i ceti più disagiati, e all'interno di questo contesto vorrei aggiungere un concetto, che è quello dell'attenzione che deve essere riversata nei confronti di questi soggetti. E a proposito di ciò, per quanto le competenze siano della regione, che ha competenze SPID come ente legiferante, che poi trasferisce all'ente attuativo che è il comune, la provincia si sta muovendo anche per sancire un protocollo d'intesa che vada dalla lotta alla povertà, dai sostegno alle famiglie per i buoni pasto, per quanto riguarda che comprende anche la cittadinanza solidale, perché poi quando si parla di politiche sociali bisogna affrancare quella che è un'area molto vasta, che è quella che riguarda la società in generale, che contraddistingue il welfare e lo sviluppo di una società che integra sia i bambini, sia gli adolescenti e sia gli anziani. Partendo da questo, volevo aggiungere, sono stati fatti alcuni commenti sui fondi POIS, per chi non lo sapesse, sono i piani operativi sul sociale. I POIS si è parlato tanto, avevamo due canali, un canale che riguardava soprattutto l'attuazione attraverso le comunità montane, noi chiamiamo a responsabilità un'intera classe dirigente, perché forse chi è che doveva gestire in collaborazione con i comuni e con i responsabili delle comunità montane ha preferito, quando viene qui a mostrare determinate criticità, ha preferito dispenderli a pioggia, perché uno dei limiti della progettazione che si fa in regione, come potete leggere anche dalle schede dei PIO, piani integrati di offerta turistica, è quello di pianificare secondo le esigenze elettorali e non secondo quelle che sono le esigenze della popolazione che deve soddisfare quella che deve essere soddisfatto in base alle proprie richieste. Io vorrei fare un'osservazione. I poi si hanno visto anche l'intervento energetico che faceva capo alla provincia. La provincia ha deciso di investirlo nell'investimento per le scuole sicure, per le scuole ecologiche. Ieri siamo stati premiati da Lega Ambiente come prima provincia in Italia per l'investimento. Quindi vuol dire che se si fa un ragionamento a 360 gradi, e che comunque sicuramente andrà migliorato e che comunque ha delle prospettive, si può raggiungere con l'umiltà soprattutto di capire la buona progettazione, le buone pratiche e soprattutto le competenze, perché spesso si sente parlare in politica non è necessario le competenze. Io penso che sapere più del dovuto per poter indirizzare un funzionario non è un male, che poi si acquistano magari con gli studi. Io poi voglio aggiungere un'altra cosa: se ci si ferma a leggere i fondi strutturali europei, nell'asse 8, oltre a tutti i fondi di cui parla la regione dedicata alla sanità, c'è proprio un capitolo dedicato alle politiche sociali. Il capitolo dedicato alle politiche sociali prevede la presentazione di bandi e soprattutto di strutturazione per fare l'infrastruttura che riguarda il livello intermedio, che è quello comunale e quello regionale. Io penso che, partendo da quegli elementi che sono gli assi, siccome i fondi strutturali europei che avevano attuazione 2007-2013, ma sicuramente sono partiti nel 2010 a piccoli impulsi, troveranno la loro applicabilità nel prossimo quinquennio o nei prossimi 4 anni. Penso che un punto su questa situazione, in prospettiva di quelle che sono le esigenze del territorio, vada fatto, e soprattutto vada fatto un punto comprensoriale. Io sono d'accordo. Nel comprensoriale bisogna tener conto anche delle utenze, delle maggiori utenze, tenendo conto che, parlando di città-territorio, si debba far ruotare attorno ad un satellite, che può essere un paese più grande, tutta l'infrastrutturazione logistica e l'infrastrutturazione dei servizi, al servizio non del paese più grande, ma al servizio delle classi disagiate che possono trovarsi a Lauria come possono trovarsi a Castelluccio. E questo è contraddistinto soprattutto dal fatto che Lauria è un territorio vastissimo. Già Lauria di per sé, se si trova al centro dove abbiamo i servizi, è necessario infrastrutturizzare sia a livello logistico che di servizi i collegamenti con le varie aree sul territorio. Grazie. Grazie. Scusa, il consigliere comunale Messuti voleva fare dei No. Consiglieri comunali. Grazie.